equilibrio psicofisico da curare, no? Giusto, appunto, equilibrio psicofisico, che è una missione principale appunto della nostra città. Ecco, la vostra città è vocata anche all'ospitalità. In questo centro c'è il centro congressi, esatto. Fate anche attuale a Salso Maggiore. Durante tutto l'anno appunto questo palazzo storico è adibito ai congressi dei vari enti, delle varie ditte che vogliono appunto comunicare con il loro... Questo in origine era un grande albergo, qui venivano regnanti, regine, questa è la sala da pranzo. La regina Margherita di Savoia, veramente? Esatto, esatto. I famosi pascià. Che venivano tutte le mogli dell'harem. Esatto, esatto. Venivano, frequentavano la nostra città con degli harem immensi, dei 20, 30, 40 persone. Erano un po' le miss di una volta. Possiamo considerarle così. Erano belle all'epoca, com'erano? Ma io non ero ancora nato, non però voi come comune avete firmato la convenzione, abbiamo firmato la convenzione perché Miss Italia, la manifestazione, rimanga qui ancora per parecchio tempo. Esatto, Fabrizio, ma non solo. Noi opereremo in questo senso, che l'amministrazione di Miss Italia non deve essere solo un evento, diciamo, televisivo in cui tutti possono appunto ammirare le bellezze italiane e, perché no, le bellezze della nostra città, ma noi vogliamo far sì che questa manifestazione venga, così, per così dire, spalmata lungo tutto l'anno con altri eventi che possono essere di intrattenimento, eventi culturali, eventi goliardici, ludici e via dicendo. Venditi, sì. Certamente, certamente. Io ritorno, certamente. Dopo 3 anni di pausa sabbatica voglio ritornare a Salso Maggiore con Miss Italia, è un impegno. Poi se non erro, a Salso Maggiore è anche sede di eccellenze culinarie. Io pure per quello vengo, pure per mangiare bene. Senti, tu come il naso stai messo bene, sicuramente più piccolo del mio, che è una proboscide. Qui vicino c'è la rocca di Soragna, molto importante perché tutte le rocche del Parmense sono molto molto belle, però a Soragna si svolge anche una bella manifestazione, l'elezione del re Nasone. Allora, lì posso partecipare io, tu no, è meglio che continui a fare assessore, che lo fai bene. E allora andiamoci a vedere la rocca di Soragna e il re Nasone, che potrei pure essere io. Soragna conserva una parte più antica sviluppata intorno alla rocca feudale e una più recente, costituita dalla piazza principale e dai portici. La rocca di Soragna, edificata nel 1385 dai marchesi Bonifacio e Antonio Lupi su licenza del duca Gian Galeazzo Visconti, appartiene tuttora alla nobile famiglia dei suoi fondatori. È infatti proprietà del principe Meli Lupi. La rocca di Soragna è a pianta quadrata, con 4 torri ai lati ed una quinta al centro della facciata principale. L'edificio ha subito molte variazioni e da tempo è stato finalizzato a fastosa residenza di famiglia. All'interno non manca nulla, nemmeno lo storico fantasma che sembra ogni tanto farsi sentire. La rocca viene citata come esempio unico del primo barocco. Le sue sale conservano inalterati mobili e arredi di tale periodo. Ma non mancano altri stili, come quello parmense e longobardo. Molto interessanti sono le decorazioni a fresco e a stucco, eseguite da famosi artisti, ma vi sono tracce inconfondibili di secoli precedenti, come il pittore Nicolò dell'Abate e le opere di Giovanni Amadeo e di Cesare Baglioni. Annesso alla rocca vi è un parco stile inglese con alberi centenari e un laghetto artificiale davvero particolare.
poi decidete di visitare Soragna, verso settembre, non perdetevi la festa del Re Nasone, evento più unico che raro. Visto, il castello di Soragna è stato un modo per partire da Salso Maggiore e arrivare a Busseto. Quando si arriva a Busseto non possiamo prescindere dal cigno di Busseto. Ho con me il presidente Maurizio Marchetti dell'Associazione Amici di Giuseppe Verdi, che altri non era che il cigno, certo, di Busseto. Presidente, grazie di ospitarci in questo che è il museo, vero, dell'Associazione? Il museo dell'Associazione. Siamo in casa di Antonio Barezzi, lo suocero di Verdi, alla cui morte Verdi scrisse: a lui debbo tutto e solo a lui. Voi qui conservate dal pianoforte di Barezzi, su cui suonava il grande Giuseppe Verdi, a documenti storici che hanno una valenza ovviamente affettiva, ma anche storica, anche culturale, storica, perché ricordano anche l'epoca. Quale che ci può suggerire, su quale per prestare attenzione? Il documento che ci lega più affettivamente è la lettera con la quale Verdi nel 1947 dedica l'opera Macbeth allo suocero Antonio Barezzi, chiamandolo padre, benefattore ed amico. Quindi riconosce in Antonio Barezzi un padre, non solo il suocero, certamente, che ovviamente immagino lo aiutasse anche economicamente. È molto importante, padre. Padre. Questo poi che quello è un, prima... è un appello patriottico famosissimo che Verdi scrive 2 giorni prima delle battaglie di Solferino e di San Martino. Siamo nel 1859, la seconda guerra di indipendenza. E Verdi scrive che in questi momenti ognuno che abbia cuore italiano deve giovare alla santa causa che si sta combattendo, secondo le proprie forze. Quanti associati avete che amano la figura di Giuseppe Verdi? Abbiamo circa 500 associati in tutta Italia, tutta Europa e anche al di là dell'Atlantico. Oh, e chi volesse associarsi, avete per esempio un sito? Abbiamo un sito www.amicidiverdi.it con il quale si può entrare in collegamento, scrivere email e trovare anche tutta la storia della vita di Verdi in questo posto, in questo luogo. La storia della vita di Verdi la possono raccontare anche queste immagini, sono dei ritratti, c'è anche il primo ritratto in assoluto. Qui abbiamo il primo ritratto in assoluto del maestro fatto il giorno delle nozze, il ritratto di nozze del maestro fatto dallo zio di Margherita Barezzi, Stefano Barezzi. Stefano Barezzi che era il fratello di Antonio, il padrone della casa dove ci troviamo. Era uno stimato artista, tanto che gli era stato commissionato all'epoca il restauro del Cenacolo di Leonardo a Milano. A Milano, quindi era veramente uno stimato artista. Certo. Queste immagini ci fanno vedere un Verdi sempre un po' accigliato, sempre un po'... anche il busto che abbiamo all'ingresso. Com'era il vero carattere? Questo è il vero ritratto di Verdi, l'ha fatto Gemito. Il ritratto di un Verdi accigliato, ma soprattutto un meditabondo e nella sua è autoritario. Sapeva quello che voleva e lo voleva raggiungere. Ma d'altronde, per scrivere quelle pagine memorabili che ha scritto, sicuramente, presidente, doveva avere un gran carattere. Esatto. Allora, noi, visto che il museo continua, tra l'altro ci troviamo dentro questo museo che è stato aperto nel 2001, inaugurandolo il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, quindi un museo veramente storico che è meta di grandi numeri di visitatori che vengono a trovarvi. Qui vicino c'è il castello di San Secondo, la rocca di San Secondo. Pochi chilometri, è un motivo in più per venire da queste parti. All'interno c'è un affresco che ritrae proprio l'asino d'oro di Lucio Apuleio e quindi vengono in tanti a vederlo. Guardatelo anche voi e poi ci ricolleghiamo da qui, dal Museo Storico degli Amici di Giuseppe Verdi.